Stai filmando? È vero? Aspetta, ecco. Sì, no. Cari amici, bentornati all'oroscopo del calciatore. Ho scoperto una cosa pazzesca. Cioè, voi lo sapevate che i club hanno il loro segno? Quindi, per il mese di novembre abbiamo deciso non più di fare l'oroscopo riferito ad un calciatore, ma all'intero club. Quindi scoprirete anche di che segno è la vostra squadra del cuore. La squadra che come segno ha l'Ariete è il Manchester United. Il mese di novembre, amici dell'Ariete, sarà un mese molto tortuoso, pieno di difficoltà, sia in ambito lavorativo che amoroso. E quindi dovrete avere veramente tenacia e la volontà di risolvere i problemi ai quali andrete incontro. Proprio come ha fatto il Manchester United, che nonostante gli attriti con l'allenatore è riuscito comunque ad ottenere una vittoria in Champions con il PSG. Quindi, nonostante le difficoltà, voi non arrendetevi e mettetecela tutta. Amici del Toro, il vostro club è il Manchester City. E il mese di novembre come sarà? Purtroppo per voi pieno di preoccupazioni, soprattutto in ambito lavorativo, dove troverete qualche scontro di troppo. Ma voi non demordete, cercate sempre di dare il meglio di voi stessi. Ambito amoroso invece parlo alle coppie fiatate, attenti perché sarà un periodo un po' pieno di litigi. Voi comunque, mi raccomando, metteteci tutta la forza di volontà di questo mondo, come fa il Manchester City, che anche nei match più difficoltosi e importanti riesce comunque a dare il meglio di sé. E la gioia questo mese a chi andrà mai? Agli amici dei gemelli e al club Shakhtar Donetsk. La squadra ucraina, che è l'avversaria dell'Inter in Champions, nonostante le difficoltà, è riuscita comunque ad imporsi contro il Real. Per cui avrà delle aspettative molto rosee il mese di novembre per voi, sia in ambito lavorativo che in ambito amoroso. Avanti tutta! Amici, siamo arrivati al segno più bello dello zodiaco. Quale sarà mai? Il segno del cancro. E il cancro è il segno anche della Roma. Che mese vi aspetterà secondo voi? Mese di come al solito, come una bippata ovviamente. Comunque, mai una gioia neanche sto mese. Non demordete, raga, perché ormai non so più cosa dire agli amici del cancro. Soprattutto in ambito lavorativo avrete un sacco di preoccupazioni, di stress, perché sarete pieni di impegni nel mese di novembre. Ambito amoroso, non ne parliamo, è meglio lasciare stare. Nonostante questo, voi tenete sempre il morale alto e siate sempre positivi, proprio come la Roma, che nonostante abbia deluso i tifosi con le ultime operazioni di calciomercato, sta comunque cercando di impegnarsi per migliorare la sua posizione in classifica. In Europa League sembra che le cose siano positive, quindi staremo a vedere. Siamo arrivati ai segni del leone, e il leone è il segno del Napoli. Bene amici, come sarà il mese di novembre? Il mese di novembre, insomma, non inizierà nel migliore dei modi, ma non demordete, perché non si sa mai come può cambiare il vento qua, quindi mi raccomando, tenete duro. E un consiglio che posso darvi è: affrontate i prossimi match nel migliore dei modi, ma non abbiate aspettative troppo alte. Quindi insomma, perché la delusione potrebbe essere dietro l'angolo. Anche in amore le cose non saranno facili, anzi vivrete dei litigi, però non a causa vostra o del partner, ma più per fattori esterni. Vergine! Siamo arrivati a voi, amici della Vergine, e il segno del club Marsiglia. Come sarà novembre per voi? Sono felice di comunicarvi che novembre sarà un mese super positivo, super rosio. Finalmente potrete raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati da tempo, e soprattutto, se la segno non mi abbandona, spazio alla creatività, perché come il Marsiglia, nonostante i traguardi raggiunti, ha voluto diversificare creando un'etichetta discografica, anche voi siete liberi di creare. Anche in amore, abbandonatevi alle emozioni. Bilancia! Bilancia la squadra del Porto, e per voi novembre sarà super positivo, super roseo, anzi avete delle grandi soddisfazioni, come è successo e sta succedendo agli amici del Porto, che nonostante fossero impegnati nella nazionale, adesso si stanno impegnando e sono pronti a non lasciare terreno al Benfica. Anche in amore, tutto positivo, con la vostra dolce metà, fuochi d'artificio! Periodo un po' incerto questo per gli amici dello Scorpione. Lo Scorpione è il segno del club Celtic, perché gli astri vi dicono: tranquilli, non strafate. In ambito lavorativo, per esempio, è successo al Celtic di iniziare con mega spavalderia la sfida contro i Rangers, per poi terminarla in un pessimo risultato. Quindi,
tranquilli, passi alla volta, pochi passi alla volta. Invece in ambito amoroso lasciatevi andare e sorprendete il partner, perché invece qui potreste ricevere delle gioie. Allora, Sagittario. Sagittario è il segno del Milan e novembre per voi è un mese super roseo in tutti gli ambiti, anzi è proprio il mese migliore dell'oroscopo. Per esempio, il Milan è uscito vittorioso dal derby, ma veramente una bellissima vittoria, e in ambito amoroso invece, amici del Sagittario, è il mese dove potreste trovare proprio l'amore. Capricorno, amici del Capricorno, potrebbe questo non essere il vostro mese, anzi sarà un po' pieno di difficoltà, soprattutto in ambito lavorativo. Guardate la Lazio, perché il Capricorno è sempre la Lazio, che tra giocatori infortunati e squalificati non sta di certo passando un buon periodo. In amore però le cose cambiano, anzi qui avrete delle gioie, quindi dedicatevi al partner. Acquario, Siviglia, il mese di novembre vi offrirà grandi opportunità, ma sarete voi che dovrete essere in grado di saperle cogliere. Guardate Siviglia, che ha inanellato un po' troppe sconfitte, quindi è il momento, proprio il mese, sia per loro che per voi, di cambiare rotta. Ambito amoroso invece dovrete prestare un po' più di attenzione alle piccoli gesti verso il partner, alle piccole cose. Pesci è il segno dell'Inter, raga. Novembre sarà un mese pieno di positività, quindi affrontatelo con tanta energia, ma siate pronti alle brutte sorprese dietro l'angolo. Vi dice niente, no? L'Inter di Conte, che nonostante le bellissime partite che ci ha regalato, il derby l'ha lasciato invece con una mano in bocca. Per cui attenti, energia, positività e non demordete. In amore invece è il momento giusto per iniziare nuove storie. Anche l'oroscopo del calciatore di novembre è arrivato al termine, raga. Io vi chiedo come sempre di lasciarmi qua sotto nei commenti se vi è piaciuto il vostro oroscopo, che segno siete e cosa ne pensate. Amici del Cancro, vi sono vicina, io almeno vi sono vicina, speriamo che a dicembre le cose cambino un attimo. Ci vediamo a dicembre, buon mese almeno da parte mia. Cari amici, bentornati all'oroscopo del calciatore. Adesso è... come proprio va di nuovo. Mi sembrerebbe che questo mese vi regali delle gioie, proprio come è il momento de sono bloccata. Vado avanti, keep rolling. Non si sa mai come potrebbe chiamare. Novembre non inizierà, non è inizi, ma cosa? Dove la N, la I, oh, non inizierà, inizierà, è una parola che mi dà difficoltà, a quanto pare. Siate positivi, affrontatelo anche in maniera, ma che c***o dico. Anche in amore, tutto top, con la vostra dolce metà, pum pum pum. Pum 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 che...